Va bene, allora diciamo fare giusto il punto della situazione di questi 2 giorni. Mi sembra che siano venute fuori appunto, diciamo, questo workshop, come dicevo all'inizio, non era l'intento, non era autocelebrativo, celebrativo in generale o per ricorrenza e basta, ma appunto per ragionare, proporre, eccetera. Mi sembra che in tutti i talk di proposte ne siano venute abbastanza, sia dirette che indirette. E vabbè, anche poi emersi in particolare in questa discussione finale, sì, io lo dicevo scherzosamente a noto, ma diciamo lo faccio veramente, nel senso che insomma, se vogliamo andare nella direzione di crescere. Non solo i numeri, ma insomma, se ci crediamo, come diceva Augusto adesso, no? Se uno ci crede nel nostro ruolo, eccetera, io ci credo fortemente e non credo proprio di essere l'unico. Su questa direzione dobbiamo impegnarci, diciamo, per cui sì, le forze sono poche, però un incarico a uno, una cosa un'altra, diciamo, piano piano, diciamo. Penso che possiamo essere abbastanza ottimisti, nel senso che sì, le forze sono piccole, però diciamo sono abbastanza, diciamo, per fare qualcosina. Infatti, qualcosina poi è stata fatta. Quindi, diciamo, questo workshop, perlomeno a me personalmente, è servito molto appunto per il nuovo mandato da presidente, per capire un attimo pure dove indirizzare anche insomma le persone che hanno intenzione di lavorarci, eccetera. E quindi personalmente credo che insomma ho imparato parecchio. Il fatto effettivamente, come diceva Fabio ieri, siete rimasti anche oggi fino a 30, ieri abbiamo avuto picchi di 50 a parte quelli di YouTube, significa che effettivamente un interesse ci sta. D'altra parte, i seminari che facciamo mensilmente, a proposito, vi do l'appuntamento per l'ultimo per farci gli auguri anche gli auguri di Natale, oltre che sentire di Melloni e Palmieri da lui, da Lucia De Frenza. Anche lì la partecipazione testimonia che effettivamente un certo interesse ci sta. Certo, la situazione ce l'abbiamo a fine anno un solo cattedratico. Può essere che ce ne saranno due, insomma. Noi facciamo la nostra parte e poi vediamo, come diceva pure Tonino, insomma. Sì, la situazione può essere pure drammatica rispetto all'81, eccetera, però. Andiamo, noi facciamo la nostra parte, lavoriamo e poi vediamo. È chiaro, più di questo non possiamo fare, però diciamo, mi sentirei dopo questo workshop di essere addirittura più ottimista di prima, insomma, perché ho visto, ma a parte pure le giovani leve, Erika, eccetera, ma pure lo stesso intervento di Gerardo Ienna, insomma, tutti gli altri non me li fate dire. Mi sembra che possiamo sperare in qualche cosa di buono. Quindi grazie a tutti, innanzitutto agli organizzatori veri che sono Fabio, Pasquale e Ivana. Grazie infinitamente soprattutto a Matteo perché, diciamo, come sapete, senza di lui il workshop non l'avremmo fatto. Gli altri workshop, i seminari, il congresso, cioè, non l'avremmo fatto. Non perché non ci sono altri che possono farlo, ma addirittura ci sta un giovanotto che non è socio, non è là, che dà una mano e che lo fa con entusiasmo, lo so bene che lo fa con entusiasmo, non perché glielo chiedo io, perché gli offriamo la pizza, il libro, quello che sia, che ovviamente non conta niente. Anche questo fa sperare bene, insomma, no? E quindi grazie Matteo per la collaborazione, grazie a Ciao tutti e Matteo! alla prossima occasione. Buon Natale, buon poi vabbè, ci Bravo sono gli Matteo! auguri di Natale. Bravo Matteo! Bravo Matteo. Ciao a Bravo Matteo, bravo, tutti. bravissimo! Ok, buona serata a tutti, alla prossima occasione e io ho annotato tutti quelli che devo contattare, quindi aspettatevi la letterina almeno a Natale, insomma, ecco qua. Benissimo, grazie grazie di mille a Babbo tutti. Natale, Grazie, insomma. grazie. Buona serata. Ciao Augusto, ciao Ciao, ciao. Roberto.